tutti ragazzi e bentornati su Pepe Varca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi video dedicato alla SH Figuarts di Bandai di Piccolo nella sua versione The Proud Namekian, ristampa uscita nel 2024 della precedente versione di all'incirca 3 anni fa. Acquistata come sempre su ilcolossodeinerd.com, di cui trovate qui sotto in descrizione il link. E quindi ragazzi, sembra promettere davvero bene, quindi iniziamo l'unboxing. Confezione molto classica per quanto riguarda queste SH Figuarts di Piccolo, con la sua rappresentazione qui sulla destra nella iconica posa a braccia conserte con mantello e turbante. Per tre quarti invece il blister protettivo trasparente che permette di vedere la figura all'interno nella stessa posizione. Nella parte inferiore il simbolo di garanzia di Toei Animations, Dragon Ball Z, Tamashii Nations e Bandai. Qui sulla parte sinistra SH Figuarts Piccolo The Proud Namekian. Per quanto riguarda invece la parte superiore e laterale della scatola, vanno a prolungarsi le rappresentazioni che vediamo sul fronte. Vediamo per esempio qui Piccolo, qui sempre nella posa braccia conserte, mentre qui con un altro head sculpt che vedremo poi all'interno della scatola. Nella parte posteriore, solite pose, solite rappresentazioni del personaggio che vedremo all'interno, con avvertenze e warnings. E quello che volevo farvi notare è proprio questa scritta qui, reissue, cioè che sta a testimoniare appunto che questo Piccolo è la nuova edizione di quello stampato all'incirca 3 anni fa. Quindi procediamo con l'unboxing, con l'apertura sempre laterale. Eccolo qua, e solito righello per non rovinare la confezione, sperando che funzioni ovviamente. Eccolo qui. Quindi andiamo a tirar fuori il contenuto della scatola ed ecco qui il nostro Piccolo. Rimuoviamo il blister, che è diviso ovviamente in più parti, chiedo scusa la confusione, diviso in più parti perché questa parte di sotto, quindi scatola blister telescopico, questa parte va a contenere il mantello che vedremo fra poco. Qui invece abbiamo il nostro Piccolo con diversi accessori, visi intercambiabili, braccia e qualche paio di mani. Quindi adesso rimuoviamo tutto dalla scatola ragazzi e procediamo con l'analisi degli accessori. Molto buona la quantità di accessori e la varietà a disposizione di questo Piccolo di SH Figuarts. Abbiamo 4 teste intercambiabili che corrispondono quindi a 4 volti differenti. 2 braccia comuni, un braccio tagliato per ricreare una delle iconiche scene di Dragon Ball Z, il mantello immancabile per Piccolo e alcune mani intercambiabili. Sono 2 paia più una per il Makanko Sappo, ovviamente per il cannone spirituale. Poi ci sono altri pezzi che andremo a vedere fra poco. Comincerei proprio dal mantello. Nulla di particolare, molto ben scolpito ed è diviso in 3 sezioni, come potete vedere, per dargli del movimento anche per quanto riguarda il posing. Molto bello, come vedete ci sono questa sorta di pieghe scolpite, abbastanza leggero, nulla di particolare. Per quanto riguarda l'applicazione, ha questo peg che può essere inserito appunto in questo foro molto semplicemente. In questo modo qui, adesso non vado ad applicarlo perché appunto lo vedremo successivamente. Poi proprio insieme al mantello ci sono questi 2 pezzi che io definisco, diciamo, dei distanziatori, li vorrei chiamare in questo modo, che vanno applicati sempre qui sulla schiena del nostro Piccolo all'altezza di questi 2 fori, possono essere messi in questo modo e servono sia per andare ad applicare poi il supporto, diciamo, ad un'ipotetica basetta, perché ovviamente la basetta non c'è, però servono anche appunto a tenere il mantello nel caso un po' più alzato, se volessimo appunto fare delle pose un po' più dinamiche con il mantello alzato, che rimarrà quindi in quella posizione. Abbiamo poi le braccia,
che sono sia scolpite che verniciate molto bene, con il classico colore rosa all'altezza degli avambracci e del bicipite, quindi colore rosa che poi, se non mi sbaglio, è diventato giallo in Dragon Ball Super, quindi questo è il piccolo più classico, ed è bene che sia così per quanto mi riguarda, con pulsini rossi e colorazione della pelle ovviamente verde. Da notare anche lo sculpt di queste mani, che sono quelle alternative rispetto a quelle che vengono date tra gli accessori, con le unghie che sono leggermente appuntite e verniciate di bianco. Molto belle queste braccia. Poi, a proposito di braccia, abbiamo anche questo, che è il braccio appunto spezzato all'altezza del bicipite, con anche delle goccioline, diciamo, di sangue e di materia che vengono giù dal bicipite, di questo colore rosa, rosa fucsia, insomma. Bella anche la sezione del braccio tagliato, nulla di particolare, comunque una chicca per il posing. Poi c'è questa parte che non è altro che la copertura, diciamo, una sorta di tappo, passatemi il termine, per questa parte qui, che può essere messo in questo modo. Ecco, ora, adesso ci è rimasto, comunque rimane lì, appunto perché se volessimo andare ad esporre il nostro junior senza il mantello, ovviamente anche senza gli spallacci, è possibile farlo. Per farlo basta staccare la testa, che è venuta via anche parecchio facilmente, andare a rimuovere gli spallacci del mantello e poi andiamo a rimettere la testa. E quindi qui rimane tutto pulito, preciso, nulla di particolare, insomma. Poi non possono mancare ovviamente le mani intercambiabili, ne abbiamo due paia, come detto in precedenza, queste con le leggermente chiuse, diciamo, curate abbastanza bene, come vediamo le varie linee all'interno dei palmi, le unghie, scusate, scolpite e verniciate di bianco, come detto anche prima. E poi abbiamo queste per il lancio delle tecniche, sono completamente aperte, che queste molto belle. E poi l'immancabile mano, questa volta solo destra, ovviamente, per il lancio del Makanko Sappo o cannone spirituale. Molto belle anche queste. E questo è tutto, ragazzi, per gli accessori, quindi andiamo ad esaminare la figura in sé. Non ho parlato ovviamente delle teste perché volevo dedicare prima del tempo alla figura, per poi andare a provare le teste appunto sul nostro piccolo. Innanzitutto la testa, come accennavo in precedenza, ha un peg veramente forse un po' troppo largo, il foro che c'è sulla testa viene via abbastanza facilmente, forse troppo. Ed è abbastanza, diciamo, leggera, però dai, nulla di preoccupante. La testa può essere ovviamente intercambiata in questo modo con queste altre teste alternative. Abbiamo ad esempio questa, che appunto è senza turbante ed ha la stessa espressione seria. Ok? Soltanto che vedo un difetto, quello che secondo me è un difetto, che è questo rosso acceso della bocca che non mi piace particolarmente. Avrei preferito soltanto il classico taglio della bocca di Junior di colore verde e via. Comunque, testa scolpita abbastanza bene, quindi molto liscia, quindi qui si vede un pochino il segno della plastica, cosa che non amo particolarmente, però è fatta molto bene, ha reso molto bene lo sguardo, gli occhi forse sono un po' troppo vicini per quanto mi riguarda, e anche le antenne e le orecchie che sono in plastica morbida, ma comunque tutto molto solido, sembra essere tutto davvero al suo posto. Poi andiamo, questa testa invece fa un po' più di difficoltà per essere estratta. Ne abbiamo un'altra sempre senza turbante, con la bocca spalancata in questo caso, quindi mentre Junior sta lanciando una tecnica, e possiamo apprezzare su questa testa le vene contratte, quindi proprio che vanno a raffigurare, diciamo, a simulare lo sforzo che sta facendo Junior in quel momento. Cosa che ritroviamo anche in questa, che però ha uno sguardo che va verso un altro lato, verso un lato, verso il lato destro, e i denti digrignati. Anche questi a far vedere, insomma, che Junior sta eseguendo una tecnica. Questa la trovo veramente adatta al
alla posa del macaco sappo. E molto bella anche questa, anche scolpita molto bene, solite antenne, occhi che questa volta sono distanziati al punto giusto. Guardate per esempio qui la differenza degli occhi è abbastanza evidente, ok? Che qui potrebbe avere una sorta di sopracciglia corrucciate, però diciamo che questa sembra più giusta, ok? E poi l'ultima, che invece è questa, che possiamo paragonare a questa qui, invece con il turbante. Questa ovviamente ha il piano d'invito, il peg per andare a mettere il turbante. Turbante che può essere tolto, spero di farcela perché non è semplicissimo. Può essere tolto in questo modo, si va, eccolo qui, abbastanza rigido e quindi si può intercambiare tra questa e quest'altra faccia, come semplicemente andandolo ad applicare in questo modo. Ed ecco fatto. Poi, tornando quindi, andiamo a staccargli un attimino la testa, povero piccolo, tornando quindi alla figure, mi dà la sensazione di essere molto solida, molto anche abbastanza pesante, molto compatta e mi piace tantissimo. L'unica cosa che non mi piace molto, almeno per quanto riguarda queste braccia, ma credo che sia la stessa cosa con le normali braccia che ci sono tra gli accessori, è che, come in altre SH Figuarts, c'è di solito quel pezzettino, diciamo, di maglia in più che va, diciamo, a coprire questi gap che non sono proprio bellissimi da vedere, però va bene così, dai. Forse siamo un po' troppo pignoli, però c'è quella sorta di semisfera che viene fuori e va a coprire i gap, cosa che in questo junior, in questo piccolo, scusate, non è presente. Per quanto riguarda la colorazione, mi sembra un verde molto azzeccato per piccolo, che mette in risalto i muscoli, non ci sono sfumature, quantomeno non ne vedo, quindi i colori sono molto nitidi, molto vivaci, ma non sono sfumati in nessuna parte. La tuta, diciamo, il completo viola è reso molto bene, così come tutte queste pieghe, davvero ottimo lo sculpt di questa parte qui. Le braccia molto buone, qui si vanno a staccare in questo modo, se vogliamo appunto staccarlo per andarle poi a cambiare con quelle che sono già in dotazione tra gli accessori. Nulla di particolare, quindi hanno questi fori e si attaccano, come vedete, a questi peg per poter andare a fare la solita posa. Nel painting non vedo difetti, almeno sembra che non ce ne siano, quindi molto bene Bandai per questo accessorio. Intanto stiamo smembrando il povero piccolo, però è giusto che sia così, insomma. Poi, per andare a sostituire le braccia, tutto molto semplice. Io ragazzi sto facendo tutto in blind, quindi è la prima volta che vedo questa figura, avete visto come l'abbia aperta proprio da zero. E qui appunto andiamo a rimettere le spalle all'interno e vediamo questo fastidioso gap che io, scusate, ma non sopporto. In tante altre Stitch Figuarts, per esempio, appunto c'è quella parte. Vabbè, non voglio ripetermi. Comunque, andiamo a vedere adesso lo sculpt anche dei piedi. Mi piace tantissimo l'utilizzo di queste scarpe che sono quelle più classiche di piccolo e mi piace anche che si veda questo pezzettino della caviglia perché rende il tutto molto più realistico, diciamo. Andiamo a vedere un attimino le articolazioni, aggiungiamo magari una testa a piccolo perché sennò sembra molto inquietante. Cominciando appunto dalla testa che può essere ruotata praticamente a 360 gradi, andare verso il basso fino a qui e verso l'alto. Poi spostiamoci sulle spalle che hanno ovviamente la butterfly joint e permettono al braccio di ruotare molto in alto e molto all'indietro, quindi molto bella. E anche la spalla appunto che tramite la scapola può venire in avanti per tutte le pose del caso. Poi, rotazione del bicipite, doppia articolazione del gomito e ovviamente articolazione anche del polso che può sia ruotare che muoversi avanti e indietro. Stessa cosa ovviamente nell'altro braccio, ragazzi. Poi, busto con articolazione che permette la rotazione e di venire sia in avanti
che indietro, anche qui è doppia, sia in questa parte sia nella parte addominale, diciamo. Solito gap fastidioso quando andiamo ad alzarlo troppo in questa maniera, quindi questa cosa non mi piace molto. E poi passiamo invece alle gambe, dove la gamba appunto può ruotare in questo modo, può andare avanti fino a superare quasi 180 gradi ed indietro, grazie allo sfinimento tra virgolette di questo pezzo del bacino. Doppia articolazione al ginocchio, resa molto bene, mi piace tantissimo. E poi ovviamente articolazione della caviglia e della punta del piede. Davvero, come sempre, ragazzi, molto ben articolata questa SH Figuarts. E devo dire, molto figo, mi piace tanto, mi piace tantissimo, mi piace la possibilità di cambiare tanti accessori, di dare appunto una nuova forma, una nuova, sempre nuove pose, nuove posizioni a questo piccolo. Davvero molto compatta, vi ripeto, molto pesante. Quindi, buono. Se avessero avuto, visto che tra l'altro si tratta di una ristampa e di un miglioramento in teoria della figure, se avessero avuto una maggiore cura in alcune piccole imprecisioni, almeno che io vedo, probabilmente sarebbe stata una figure davvero quasi quasi perfetta. Ottimo il painting, ottimo tutto quanto, ragazzi, ottimo lo sculpt anche della faccia, non di tutte le facce, secondo me, però davvero un'ottima, ottima figure. Ed eccomi di nuovo qui ragazzi per le considerazioni finali su questo piccolo DSH Figuarts e per la conclusione del video. Sono davvero soddisfatto di questo pezzo, ottima aggiunta alla collezione di SH Figuarts di Dragon Ball. Un body molto solido, molto compatto, non posso purtroppo fare paragoni con la versione precedente di cui questa è la ristampa perché non ne sono in possesso, quindi mi limiterò a giudicare questo. L'impressione che mi ha fatto appunto è di una gran solidità, pesantezza e una buona quantità di accessori, sebbene avrei preferito una basetta, un supporto e qualche magari effetto del macaco sappo, insomma degli effetti aggiuntivi per andare a ricreare un po' il piccolo definitivo. Basetta appunto che è assente, non so se era presente magari in altre versioni di piccolo precedenti e quindi hanno fatto appositamente questa scelta di non includerla qui per preservare, diciamo, il valore delle precedenti versioni. Per quanto riguarda altri difetti, ho riscontrato qualche difetto appunto nell'articolazione della spalla che avrei preferito con un minore gap, solito gap per quanto riguarda il busto. E qualche volto che non mi convince al 100%, come ad esempio quella linea rossa sulle labbra e gli occhi forse un po' troppo ravvicinati, però forse è soltanto una mia impressione, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Per il resto, ripeto, molto soddisfatto, figura ovviamente posabilissima e mi piace davvero da impazzire, quindi davvero, ripeto, sono davvero molto molto contento. Si può fare di più, si può sempre fare di più e quindi attenderò una ristampa successiva di questa versione o comunque un'altra versione di piccolo che male sicuramente non farà. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che ho acquistato questo piccolo SH Figuarts dal colossoned.com. Trovate qui sotto in descrizione il link al sito e vi ricordo anche che se contattate il Colosso dei Nerd e dite di essere degli iscritti al mio canale, riceverete subito 500 punti sul sito, che equivalgono a ben 10 euro di sconto. Quindi ragazzi, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate di piccolo e del video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mettete mi piace e ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!